Buona giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Padre Santo, manda lo Spirito su di noi perché la nostra vita sia arricchita della sapienza che viene dal cielo e fa che tutto quello che facciamo sia gradito ai tuoi occhi e cambi la nostra vita in bene e donaci la gioia di vivere per Cristo nostro Signore. Amen. E allora oggi vi voglio presentare altri tre versetti che seguitano a quelli della scorsa settimana. Sono Luca 4:2-4, quindi versetti 2, 3 e 4 del capitolo 4 del Vangelo di Luca. Per 40 giorni, tentato dal diavolo nel deserto, non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Parola del Signore. E allora questo ingresso di Gesù nel deserto guidato dallo Spirito trova l'ambito necessario per la tentazione. Infatti è proprio il deserto dove non regna Dio, perché vi ricordo quello che ho già accennato la volta scorsa, che Dio regna nel giardino, cioè dove c'è la vita simbolicamente. Il deserto rappresenta il luogo dove Dio è stato escluso dalle scelte cattive dell'uomo e quindi l'ambito in cui noi uomini gestiamo le cose, possiamo dire indipendentemente da Dio, dovremmo dire. Allora, in questo ambito il demonio trova la possibilità di tentarci. La tentazione più elementare, quella prima tentazione a cui Gesù deve anche sottostare, perché una volta che uno si trova in un luogo come la vita nostra, dove non comanda Dio, la tentazione è, possiamo dire, normale, anzi, non si può evitare. La tentazione basilare, come abbiamo sentito, è quella proprio delle cose primarie, il pane. Ecco, Gesù digiuna, e poi il significato del digiuno magari qualche altra volta lo approfondiremo, perché richiederebbe un po' di tempo, ma in ogni caso Gesù digiuna. Dopo 40 giorni di digiuno, non era un digiuno però assoluto, mangiavano le cose che trovavano in campagna, che trovavano là nei luoghi dove si trovavano, quindi c'era un po' di miele selvatico, c'era qualche erba, c'era qualche cosa, quindi non dobbiamo immaginare che fosse un digiuno proprio di 40 giorni matematici in questo senso, perché sarebbe un po' fuorviante, sono numeri simbolici, ecco, e di fatto anche il modo di fare digiuno era in effetti un digiuno, però era un digiuno mitigato da qualche cosa che trovavano là a portata di mano, ma sempre digiuno era, perché non si potrebbe sopravvivere 40 giorni senza mangiare assolutamente. Bevevano e mangiavano qualche cosa che trovavano così, però dopo 40 giorni di digiuno, di questo digiuno, il demonio giustamente vide che Gesù aveva fame e quindi lo tentò proprio nel problema della fame fisica. Questo ha un valore forte per noi, perché in un tempo di crisi come la nostra, giustamente una persona è anche messa alla prova e tentata anche in queste cose: mancano i soldi, manca il lavoro, quindi mancano i soldi, non c'è sicurezza per il futuro, a volte mancano i soldi anche per molte famiglie, anche per cose primarie. Certo, il problema proprio della fame in Italia non è certo come in altre parti del mondo, però c'è la fame, cioè nel senso che c'è anche una diminuzione della possibilità di acquisire alimenti. Ecco, e poi, se noi lo vogliamo prendere anche simbolicamente, mancano i soldi per le cose necessarie. E allora la tentazione è quella di mettere questi problemi come problemi primari
e mettere in secondo piano tutta la parte interiore dell'uomo. E questo dice Gesù che è un errore, giustamente, perché Gesù risponde al demonio: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che è una frase dell'Antico Testamento che è molto importante, perché ci fa capire che non si può risolvere il problema delle cose materiali se prima non si risolve quello che abbiamo dentro. Perché questa è un'altra illusione, proprio la tentazione sta in questo, nel voler tamponare, mettere una pezza ai problemi materiali senza cambiare la mentalità. Siccome i problemi materiali sono la conseguenza di una visione della vita sbagliata, perché se noi abbiamo la crisi epocale che stiamo vivendo, è perché la visione della vita ha un po' fallito. Cioè tutte le aspettative che la società mondiale aveva 30-40 anni fa, nei tempi dell'espansione dopo la guerra, poi sono state disattese. Quindi dobbiamo stare attenti, perché non si può risolvere questo problema se prima non si risolve il problema della mentalità e della visione della vita, della tenebre interiori. È come se io dicessi: più l'uomo è egoista e più poi ci sarà il problema della fame nel mondo. Infatti Gesù, per risolvere questo problema, dice che bisogna essere illuminati dentro per poter gestire diversamente la vita. Mentre in maniera sprovveduta una persona che ha degli assilli quotidiani potrebbe cadere nella tentazione, che il demonio favorisce, di voler risolvere i problemi pratici. È come se una persona volesse risolvere una malattia soltanto riguardo ai sintomi. Cioè il problema che ci siano dei poveri nel mondo è la conseguenza dell'ingiustizia. Allora il Signore dice: risolvi prima l'ingiustizia, cerca di avere una società migliore, poi vedrai che ci sarà meno gente affamata. Ecco, questo è un ragionamento evoluto che Gesù ha introdotto vincendo questa tentazione. Ma ripeto, tanta gente non ha questa mentalità di affrontare le problematiche alla radice. Per molte persone è più facile affrontare i problemi dal punto di vista molto pratico, ma non risolvendo le radici, perché il male viene dal cuore dell'uomo, in pratica noi inseguiamo sempre i problemi senza risolverli mai. Quindi Gesù ci indica una strada di illuminazione a partire dalla parola di Dio, che intanto nutre l'anima e poi in un modo molto più concreto poi risolve i problemi pratici. È come se io dicessi, tanto per fare un esempio, se una persona avesse una mentalità diversa, gestirebbe meglio anche i problemi di ogni giorno pratici. Buona giornata a tutti.